Oggi a Montesilvano si discute della possibilità di realizzare un porto turistico nuovo al di là del Saline, sulla sponda di Città Sant'Angelo. Gli albergatori hanno organizzato questo incontro dibattito. Qual è la loro posizione? Allora, la nostra posizione è quella di confermare il nostro no, ma non perché siamo poco aperti allo sviluppo, ma teniamo molto ad un appunto tipo di sviluppo che sia sostenibile. In questo caso non ci sono delle rassicurazioni né un progetto che ci dia questa tranquillità nel fatto che la costa poi non subisca nessuna trasformazione morfologica. È chiaro, ci sarebbe poi un danno perché una costruzione che è un atollo con un pontile a mare andrebbe ad incidere negativamente appunto sulla nostra costa. Nel corso del dibattito si è detto che bisogna tutelare quello che c'è. Sì, certo, potenziare ma anche riportare con maggior attenzione le risorse che abbiamo nel territorio senza creare doppioni che non servono a nulla, ma invece fortificare le cose che abbiamo, potenziare e creare magari nuove cose possono portare la regione a prendere veramente una velocità notevole. In questa ottica quali sono le proposte invece, se ci sono da parte degli albergatori? Le nostre proposte allora sono quelle, sicuramente stiamo appoggiando anche l'associazione Nuovo Saline per la bonifica e per la valorizzazione del fiume. Sicuramente abbiamo visto anche negli ultimi periodi il turismo verde è cresciuto, quindi rendere fruibile un territorio e offrire anche quel valore che non è solo appunto del divertimento ma dello star bene è fondamentale ed è anche un prodotto turistico che si amplierebbe,